ricordava gli anni d'oro della pallanuoto pescarese, questi anni che sono indissolubilmente legati alla figura di Gabriele Pomiglio, scomparso pochi giorni fa. Lei lo ha conosciuto bene, non bene, benissimo, lavora anche con Amedeo Pomiglio che è nel suo staff. Un ricordo di Gabriele Pomiglio? Ma Gabriele è stato uno, forse il più bravo dirigente sportivo pallanuotistico che noi abbiamo avuto. È stato il primo dirigente a portare gli sponsor in piscina, è stato il primo dirigente ad andare verso un professionismo andando a prendere giocatori importanti anche dall'estero come Manel e Stiarte. Dalla sua passione, dal suo amore della pallanuoto per Pescara ha permesso a questa città di poter primeggiare in Italia e in Europa, in una realtà dove non c'era grande tradizione come in Liguria, come in Campania, come a Roma o anche in Sicilia, per cui è stato fatto un autentico miracolo. E questo Gabriele ha la sua grandissima importanza, come l'hanno avuto a Geppino D'Altrui, come l'hanno avuto tanti campioni che sono passati, sia allenatori che tecnici qui a Pescara, Manel e Stiarte su tutti. Quindi è una figura che mancherà tanto alla città, ma è una figura che mancherà tanto alla nostra pallanuoto. Si era dedicato ultimamente all'attività dei ragazzi, del festival dell'Abba Wabba, dello Yellow Ball, dove dal niente praticamente ha tirato su un festival che adesso alla sua 10ª edizione parteciperanno 1200 bambini, come se fosse un'Olimpiade. E quindi dà una ricaduta di entusiasmo a quella fascia di età che magari avrebbero abbandonato le piscine e invece magari tornano a casa sperando di poter continuare a giocare a pallanuoto.